mi sono avvicinato all'opera perché avevo una nonna, la mia nonna paterna, che aveva studiato canto, figlia di contadini abruzzesi, una famiglia molto modesta, però questi genitori avevano investito in Abruzzo perché lei studiasse canto al conservatorio. Poi lei ha fatto una decina di figli, come tutte le brave donne del centro-sud, non ha mai cantato. Però io da piccolo lei diceva, no, non devi l'opera di lei, metterci una canzone, certo, la musica cosiddetta leggera. E mi obbligava qualche volta a vedere le opere in televisione, che sono del 58, comincio ad avere un'età, e quindi andavano le opere anche con Rolando, e dicevo che noia, che noia. Un giorno mi regala una cassetta, non un disco, perché lei andava al mare e si portava le cassette, perché le vecchie musiche sono. E io ho ascoltato la mia prima opera, La Bohème, e io quando certe volte litigo anche con qualche melomane amico, per me La Bohème è quella, diritto devoto, Callas di Stefano, Panerai, Mocco. E lui mi sono innamorato dell'opera. Per me è la Bohème per antonomasia, perché questi a parte sono tutti grandissimi cantanti, ma il canto di conversazione pucciniano, che è la grande scoperta del Puccini moderno, lo capisci da questa Bohème. Tanti dicono, ah, vabbè, Rolando è stato il più grande Marcello della storia e aveva tutto di Marcello, la giovinezza, l'esuberanza, anche certi momenti di grande malinconia. E Pippo era il suo cavallo di battaglia, e tanti dicono che la Callas non era divina. C'è un'analisi della parola in tutti questi cantanti veramente straordinaria. E lì sono innamorato del popolo. Per cui lo devo anche a Rolando. Poi ho cominciato ad andare al teatro, a frequentare il teatro comunale, poi sono stato per tanti anni collaboratore dell'ufficio stampa, però sono stato un giovane abbonato, e qui c'è il mio amico Elio Martini, mio coetaneo, mio compagno delle scuole, da elementari abbiamo fatto gli abbonamenti assieme e abbiamo visto tutte queste opere bellissime nel nostro posti laterali della prima galleria. E